Ragazzi, questa è la parmigiana più buona che io abbia mai mangiato. Prendiamo una melanzana bella grande e andiamo a tagliarla a fette. Le fettine dovranno essere di circa mezzo centimetro di spessore. Ora metto le fettine su un piatto, ci spostiamo di qui e andiamo a grigliarle. Potete fare questo procedimento anche in padella, se non avete una bistecchiera come questa. Bella però questa, Diana. Molto utile, devo dire, sì. Vero? Giriamo anche dall'altro lato. Bene, le melanzane sono pronte, ora le mettiamo da parte e facciamo la stessa cosa con due zucchine. Quindi taglio le estremità e poi vado a ricavare delle strisce. Anche qui cerchiamo di fare delle strisce di mezzo centimetro circa di spessore. E quindi ora vado a grigliarle. Facciamo cuocere da entrambi i lati. Preferisci zucchine o melanzane grigliate, Diana? Io preferisco le zucchine. Tu, anzi, voi, ditecelo. Ci siamo, le zucchine sono pronte e anche le melanzane, quindi adesso andiamo a comporre questa meravigliosa ricetta. Cominciamo subito con un primo strato di zucchine. E ora prendiamo il nostro formaggio vegetale fatto semplicemente con lo yogurt di soia al naturale colato tutta la notte. Abbiamo anche una ricetta qui sulla pagina, facilissima, e adesso io vado a condirlo semplicemente con del sale. Due pizzichi di sale, poi aggiungo anche della cipolla essiccata, mescolo il tutto e questo ragazzi sarà il nostro formaggio spalmabile proprio come quello originale. Quindi vado ad aggiungere un secondo strato di formaggio spalmabile. Wow, sarà buonissima questa ricetta, me lo sento. Guardate che consistenza che ha questo formaggio vegetale fatto in casa. Ora aggiungo un altro strato, questa volta di affettato di tacchino. Ora aggiungo uno strato di olive verdi che io ho tagliato a pezzettini. Wow, sta ricetta sarà di una bontà incredibile, Diana. E ragazzi, questa ricetta non richiede alcun tipo di cottura, a parte le zucchine grigliate e le melanzane grigliate, quindi è perfetta per queste giornate veramente di fuoco. Ma Diana, cosa molto importante, come la chiamiamo questa ricetta? Parmigiana Bella domanda. Che ne dici di una parmigiana fredda? fredda, bellissima. Ragazzi, diteci che cosa ne pensate anche voi nei commenti, fateci sapere. E ora proseguiamo con lo strato di melanzane. E ora proseguiamo con un altro strato di formaggio vegetale. E ragazzi, se vi sta piacendo ciò che state vedendo in questo momento, lasciate un mi piace a questo video, mi raccomando, e condividetelo, per noi è importantissimo, il vostro supporto ci aiuta a continuare a condividere con voi tutte queste ricette. E inoltre seguiteci anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, anche lì siamo attivi e pubblichiamo tante cose interessanti. Andiamo avanti con un altro strato di tacchino, le olive verdi, non dimentichiamole. E infine completiamo con l'ultimo strato di melanzane. Mamma mia, che bontà, non vedo l'ora di addentare questa super bontà. E quindi ora finiamo con l'ultimo strato di formaggio vegetale. Wow, wow, wow. E adesso andiamo a decorare con dei pomodorini. Che bella! Potete anche utilizzare altri ortaggi, magari un cetriolo oppure del peperone, quello che preferite. E ora finiamo con della granella di mandorle tostate. Un po' di verde. E direi che ci siamo. Io non vedo l'ora di assaggiare questa cosa, mamma mia. Diana, ti superi sempre. Prontissimi per il taglio. Andiamo a vedere che meraviglia è venuta. Ragazzi, questa è la parmigiana più buona che io abbia mai mangiato. Andiamo a assaggiarla, Diana. Non aspetto altro. Com'è? Mamma mia, buonissima!